Non trovo chi mi dica che sia amore, ove memoria di che cosa è nato, perché la gente il chiama per Signore, amor non è se non un nome usato. Tempo e la voce nasce come idea circa un anno fa, quando con Enrico abbiamo avuto in mente di fare rivivere i testi alla scuola poetica siciliana. L'idea che da quella scuola poetica siciliana fosse nata proprio la nostra letteratura e la nostra lingua, oltretutto, e che riprendere questi testi e musicarli attraverso una lingua che è il siciliano, seppure un siciliano antico, colto, lirico, come era il siciliano medievale, comunque per noi è stato il primo motore di entusiasmo nel fare questa ricerca sia letteraria che musicale, soprattutto in un momento in cui riportare la centralità del Mediterraneo nel mondo è importante per via di tutti i cambiamenti, i flussi e le problematiche che sono connesse a questo tema. Andi cantare e mostrare allegranza, cassenza dimostranza. Gioi Siria sempre di poco valore, d'un cape di cantare. Quindi abbiamo selezionato un gruppo di 12 liriche, a partire dagli autori più importanti, ma anche di anonimi. Le abbiamo risicilianizzate partendo dal toscano, utilizzando come confronto Per meu cuore allegrari, che è l'unico testo che ci è arrivato in siciliano originale, appunto. E poi per i confronti ci siamo serviti anche di un corpus di 100 testi dalla fine del 200 fino ai primi anni del 500, sia letterari che non, appunto. Navi soggiunti a porto e volino con la... In sostanza quello che abbiamo voluto fare era ricostruire più che l'originale dei testi la loro aura, la loro atmosfera, che era poi l'atmosfera, l'aura di un tempo perduto che potesse tornare e riattuarsi nel nostro tempo. Dolce c'era placenti e gli amorosi semblanti, lo cor m'allegra e la mente, quando mi pari davanti. Dal punto di vista musicale la responsabilità era ancora più forte, perché dovevamo cercare di stare nella via di mezzo fra qualcosa che ricordasse musicalmente, avesse nostalgia di quel tempo, ma che fosse allo stesso tempo invece un modo per far rivivere con una nuova musicalità, una musicalità contemporanea, quei testi. Così bella fazzeo che fra lo cuore mio porto la tua figura. Senso è assolutamente provocatorio, mentre tutti si gettano nel commerciale in questo momento, mentre tutti cercano la visibilità a tutti i costi, l'essere aggressivi, noi ci rinchiudiamo metaforicamente e fisicamente dentro una torre, che è la torre dei poeti, appunto, e armeggiamo con sentimenti alti, con un modo di concepire l'amore che forse oggi non riusciamo più nemmeno a immaginare. Ognuno sa quanto è caro, che non servi di cognome, sapi fare.
nessuno.